30 marzo 2018 Milano. Gennaro Gattuso, 40 anni, allenatore del Milan, la press e il futuro in primo piano. Tra il suo contratto, ancora da firmare, e ci che attende il Milan a breve periodo, Juve domani, Inter mercoledì, Napoli fra due fine settimana, Rino Gattuso sta vivendo il momento cruciale della stagione. Per la sua squadra e, appunto, per se stesso. Conoscendolo, non c'erano dubbi che gli argomenti personali sarebbero stati affrontati con un certo fastidio, perci il tecnico rossonero da sempre abituato ad anteporre il bene comune al proprio. Il mio contratto? Non lo so, vi dir la società qualcosa prima o poi con un tweet, scherza. Non la mia priorit, se ne sta parlando troppo, quindi fatemela passare, di questo casterisco asterisco di contratto non ne posso più. Preferisco parlare della squadra, e poi i contratti per farli bisogna essere in due. Penso comunque che non ci sarà alcun problema. Juve Milan, Gattuso, Allegri, guardi la sua squadra e non ci capisci nulla, non ci sarebbe storia, ma... Quelli semmai sono attesi domani allo Stadium dalla Juve, che Gattuso descrive cos, se guardiamo i numeri non ci partita e non ci storia, ma io penso che faremo una grandissima gara, anche perché non possiamo permetterci di sbagliare. Loro hanno una mentalità perfetta, a volte sembra persino che non sudino. Allegri molto bravo a cambiare faccia alla squadra partita in corso, noi abbiamo preparato due o tre soluzioni a seconda di come si metteranno. Juve distratta dal Real, ma figuriamoci, sono una macchina da guerra. Citare Allegri significa citare un pezzo di passato per Rino. I due sono stati compagni in passato, e Max lo ha anche allenato lungo l'esperienza al Milan. Stato il mio capitano a Perugia, avevo 16 anni e mi trattava da giocatore vero, una cosa che non ho mai dimenticato. E anche da allenatore lo devo ringraziare, venivo da un infortunio, arrancavo, e magari vicino avevo persone che mi dicevano, quello non ti fa mai giocare. In realtà aveva ragione lui e infatti gli chiesi scusa. Ora abbiamo grandissimo rapporto, ci amicizia e rispetto. Invidio la sua bravura, se studi la Juve non ci capisci nulla. Bonucci sposta gli equilibri, Inter piccola con... Le piccole ricette per la Juve, la ricetta per affrontare i bianconeri semplice e complicata allo stesso tempo, dobbiamo giocare da squadra e coprire bene il campo, affrontando la sfida con senso di appartenenza. Noi non possiamo sbagliare, ci stiamo giocando qualcosa di importante che fino a pochi mesi fa era impensabile. Per questa sosta ci voleva, speriamo di riuscire in un rush finale come negli ultimi tre mesi. Chiusura con un avvertimento dopo aver visto i giornali di oggi, leggo di giocatori che dicono che faranno gol, che parlano in prima persona, ma sono chiacchiere da bar. Bisogna pensare da squadra, queste cose non mi sono piaciute, occorre scendere in campo con grandissima umiltà. Bonucci, la prima volta che torna L, normale che abbia un po' di emozione, ma l'ho visto sereno e concentrato. Mea culpa su Conti, quando anni fa io venivo dall'infortunio, Max Allegri mi rompeva le scatole, mi faceva vedere i video per dimostrarmi che non ero pronto. Con Conti ci sono stati passi confortanti in questi mesi, ha una voglia incredibile che va messa da parte quando ci sono infortuni cos gravi. Siamo stati abbastanza bravi a gestirlo bene, ma non abbastanza bravi a farlo andare più tranquillo, e un po' colpa mia. Ora negli USA con il dottor Melegati. Non si sa ancora se deve fare un piccolo intervento. Punto. Dobbiamo stare vicini al ragazzo, patrimonio della società e dello spogliatoio, metterlo in condizione di recuperare al 100%.